Giù le mani dallo zar. In 7 sono stati arrestati a Mosca la sera della prima mentre protestavano davanti al cimitero. Perché per i fedeli ultraortodossi Nicola II, l'ultimo dei Romanov, trucidato dai bolscevichi, è santo e martire. E la sua memoria non può essere infangata da Matilda, un film contestato perché racconta una relazione che lui ebbe prima di salire al trono con la ballerina di origini polacche, Matilda Krzeszczynskaja. Una storia che ancora divide la Russia tra chi difende la libertà d'espressione e chi invoca la censura. Nazionalisti ed estremisti religiosi hanno minacciato di incendiare i cinema che oseranno trasmettere il film. Nei mesi scorsi hanno raccolto firme, esercitato pressioni politiche, lanciato bottiglie Molotov e incendiato auto. Si aspettava, chiediamo al regista Alexei Uchitel, una protesta così virulenta? No, sinceramente è stata una sorpresa, non potevo certo immaginare tanta violenza. Per timore, alcuni attori stranieri, tra cui due protagonisti, hanno rinunciato alle presentazioni pubbliche, ma il film ormai è pronto a uscire in 2200 sale e ha fatto parlare così tanto di sé che adesso non ha neppure più bisogno di pubblicità.